In questo tempo di emergenza sanitaria anche gli uffici tecnici dell'ente Parco Il Picozie, così come quelli amministrativi, si sono organizzati per poter prestare servizio da casa. Quindi come tecnici prendiamo lavoro nella nostra quotidianità, cercando di svolgere al meglio i lavori che purtroppo comunque non si possono fermare di fronte a questo tipo di emergenza. Dal punto di vista operativo, questa settimana i nostri collaboratori che hanno il ruolo di operaio hanno ripreso in tutta sicurezza le attività, quindi lentamente sul nostro territorio potrete di nuovo vederci. E nella speranza presto di ritornare all'ordinarietà, speriamo che comunque le attività del nostro ente possano essere svolte al meglio anche in questa condizione. Buongiorno, mi chiamo Renato e sono un dipendente dell'ente Parco. In questo periodo di emergenza sanitaria che ha richiesto una riorganizzazione del nostro lavoro attraverso lo strumento dello smart working, riusciamo comunque a garantire, io e i miei colleghi del settore personale bilancio, lo svolgimento delle attività che comprendono la fornitura e il pagamento delle fatture, la gestione del personale con gli stipendi e le pratiche pensionistiche e l'attuazione e la rendicontazione dei vari progetti comunitari. I Parchi Al Picozie lavorano anche da casa. In questo periodo io mi occupo di educazione ambientale, di comunicazione e di ecomuseo lavorando in smart working. Quotidianamente aggiorno le pagine del sito internet Parchi Al Picozie e ogni venerdì vi invio la nostra newsletter. Grazie al contributo dei guardiaparco che continuano a presidiare il territorio, ho a disposizione sempre nuove informazioni, curiosità, immagini e video che posso condividere con voi sui canali social dell'ente, Facebook e Instagram. In questo modo speriamo di tenervi compagnia e di farvi sentire meno nostalgia delle nostre aree protette. Restiamo a casa perché la montagna ci aspetta e anche i Parchi Alpicozie.